Il Notaresco fa il suo ed espugna il della vittoria di Tolentino grazie ad una rete per tempo. La compagine del presidente Di Giovanni in terra marchigiana ha conquistato la vittoria numero 17 in stagione, la nona in esterna. Vanegas e Mancini i marcatori. Tra i cremisi, maglia da titolare per gli ex Ruci e Padovani, solo panchina per l'altro ex rossoblu Minella. Recuperi importanti per mister Epifani, sostituito in panchina ancora dal vice Falasca. Di nuovo nell'undici titolare Vanegas, assente dal 1 aprile scorso, si rivedono in panchina il talentuoso Cancelli e Marcelli, quest'ultimo alla prima convocazione stagionale tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. E Tortelli al minuto 8 a creare il primo pericolo per la difesa abruzzese, il suo colpo di testa termina di poco sul fondo. È ancora la formazione cremisi a rendersi pericolosa, corre il minuto 20 quando Padovani si invola verso la porta, prodigioso il recupero difensivo di Massarotti che rimonta l'attaccante di casa e sventa la minaccia. Due giri di lancette più tardi l'occasione capita a Lattarulo che non riesce ad impattare, però il cross proveniente dalla destra. I rossoblù del presidente Di Giovanni si buttano in avanti lasciando inevitabilmente spazi alla ripartenza del Tolentino che ci prova ancora al 22esimo con Pagliari, Sciba attento, e dal 24esimo con un colpo di testa di Cicconetti, palla alta di poco sulla trasversale. Passata la mezz'ora gli ospiti coprono meglio il campo e dal 38esimo passano. Lattarulo è a terra dopo un contrasto con Laborì. Notaresco decide di proseguire. Vanegas prende palla, si avvicina all'area e lascia partire un tracciante che si infila alle spalle di Giorgi. 0-1 con il 14esimo gol in campionato per il Pocio argentino. La sua assenza si è fatta sentire davvero tanto per la squadra notareschina. Prima del riposo la squadra rossoblù potrebbe raddoppiare, ma capitan Ruggeri salva sul tiro di Aquadro al minuto 40. Le immagini di Loris e Bennato ci portano alla ripresa, che resta sempre viva ed intensa ma con meno occasioni da rete rispetto alla prima frazione. Ed infatti bisogna attendere il 20esimo per annotare qualcosa con il colpo di testa di Padovani che termina sul fondo di un niente. I ritmi alla lunga calano nonostante i cambi operati dai due tecnici. Il Notaresco torna a rendersi pericoloso al 35esimo sugli sviluppi di un angolo. Giorgi è miracoloso su capitan Speranza, poi la girata di Gallo termina alta. Al 38esimo la squadra guidata da Falasca chiude i conti, Aquadro calcia una punizione e pesca Mancini che sul filo del fuorigioco elude la difesa di casa e di testa beffa Giorgi per il suo terzo gol in campionato. È la rete che nonostante i 5 minuti di recupero certifica la preziosa vittoria del Notaresco, anche se prima del triplice fischio c'è da segnalare la doppia espulsione, una per parte per Conti e Mancini per reciproche scorrettezze. I primi 25 minuti abbiamo un po' sofferto soprattutto i nostri errori, tra virgolette. Infatti ogni volta che abbiamo perso palla loro sono ripartiti anche bene e ci hanno creato qualche difficoltà, però sempre per errore nostro. Poi dopo il gol di Vanegas ci siamo sbloccati, tra virgolette, e siamo andati a fare il raddoppio nel secondo tempo e abbiamo gestito e condotto la partita fino alla fine, sfruttando tutte le nostre qualità che sono enormi, tra virgolette. Numeri importanti, 9 vittorie esterne, 17 in campionato. Notaresco che resta a 5 punti ma resta sempre lì e vuole correre per il primato fino alla fine. Sì, noi ci dobbiamo credere perché, ripeto, la matematica ancora non ci condanna al secondo posto. I numeri sono quelli che hai detto tu e quindi ci riteniamo stretti perché ci fa rendere conto a tutti il campionato che abbiamo fatto e ci crederemo fino alla fine. Faceva caldo, non abbiamo avuto la forza nel secondo tempo di essere pericolosi, però magari se facevamo con noi su quelle 3 occasioni nitide e importanti cambiava la partita. Però questa, secondo me, Notaresco è una squadra fortissima, più forte del campo basso a livello di individualità, secondo me c'è un organico maggiore e queste per noi sono partite impossibili e possiamo sopperire soltanto con il cuore, l'organizzazione e a dare tutto. Sapevamo che era una partita così perché poi sono stati combatti, perché se no loro, Notaresco ti fa male se una volta si blocca una partita sui spazi. C'hanno giocatori individualmente forti di un'altra categoria. Ho detto, per me è la squadra più forte.